Optimus 4 per HD è il nuovo super smartphone di LG con processore quad-core Nvidia Tegra 3 da 1,5 GHz. Un processore che con i suoi 4 motori di elaborazione permette di ottenere performance eccezionali qualunque cosa voi facciate. È velocissimo nell'uso dell'interfaccia e nel multitasking, permette una navigazione internet paragonabile a quella del PC e nei videogame offre una grafica mai vista prima. Tanta potenza sì, ma come se la cava con il consumo di energia? Sotto questo aspetto, la piattaforma Nvidia Tegra 3 è efficiente grazie all'uso dinamico dei core di potenza e alla presenza di un core aggiuntivo, sì, perché di core ce ne sono 5, chiamato Companion Core. Vediamo come funziona. Abbiamo attivato una modalità di test su Optimus 4x HD che mostra l'utilizzo della CPU quad-core Tegra 3 attraverso degli istogrammi colorati. Come abbiamo detto, il processore Tegra 3 ha effettivamente 5 core. Viene infatti chiamato anche 4 plus 1, ovvero 4 core di potenza più uno ausiliario, il Companion, a bassa frequenza e a basso consumo, che interviene nei momenti in cui non sono richiesti grandi sforzi di elaborazione. Nel grafico i core di potenza sono rappresentati in verde, mentre il Companion è di colore rosso. Come vedete, i 4 core di potenza si attivano in base al carico di lavoro e in maniera indipendente. Questo significa che non tutte le operazioni che farete richiederanno tutti e 4 i core. Di conseguenza, il consumo di energia sarà ottimizzato in base a quello che farete. Proviamo per esempio a giocare a Shadowgun, un titolo ottimizzato per Tegra 3 e che ne sfrutta appieno le potenzialità grafiche. Come vedete, i core del processore vengono utilizzati a seconda della complessità della scena da gestire. I 4 core sono utilizzati anche per velocizzare l'apertura di applicazioni e delle pagine internet. Tegra 3 darà tutta la potenza necessaria per il caricamento attivando 2, 3 o addirittura 4 core, dopodiché l'uso delle CPU si assesterà su livelli più bassi. Vediamo ora il funzionamento del core ausiliario. Quando Optimus 4x non deve erogare molta potenza, per esempio nelle situazioni di riposo oppure dopo aver caricato la pagina web, ecco che si attiva il Companion Core, che qui vedete rappresentato dall'istogramma rosso. In questo modo il processore consumerà ancora meno energia per incrementare l'autonomia. Quando poi servirà più potenza, si riattiveranno i 4 core principali. Il Companion Core è un'esclusiva dell'architettura Tegra 3 di Nvidia ed è stato studiato appositamente per i dispositivi mobili. Il processore Tegra 3 gestisce la commutazione fra core di potenza e Companion Core in maniera del tutto indipendente. A voi rimarrà solo il compito di godervi l'esperienza straordinaria di Optimus 4x HD.